Ciao a tutti! Oh, finalmente riesco a fare un altro video. Scusatemi tanto, ma sono un po' impegnata e magari anche quando ho un po' di tempo poi va a finire che sono stanca, faccio delle altre cose, quindi è un po' così. Se mi vedete un po' giallognola, è perché tra le altre cose mi si è anche rotto il mio amatissimo cellularino con il quale facevo i video, che per me era perfetto perché è un cellulare da veramente 2 lirette. Che però svolgeva una super funzione, quindi adesso sto cercando di farlo mettere a posto, però insomma non lo so. Poi tra l'altro con quello riuscivo anche a caricare video in HD, invece con questi non so come invidiate perché è la solita webcam del computer. Meno male che c'è anche lei, però insomma mi piacciono di più i video col cellulare, però vabbè. Allora, che cosa vi voglio fare oggi? Vi voglio fare un bel video sulla moda del momento, che sarebbero le Yankee Candle. Ebbene sì, ci sono caduta anche io, sono entrata nel tunnel Yankee. E da che cosa parto? Allora, un po' di tempo fa avevo visto un video da Paola Lilitri 78, mi sembra, in cui appunto avevo già visto altri video di Yankee Candle, però facevano sempre vedere queste candelore gigantesche che costavano tipo 50 euro. Io non li spendo così tanti soldi per una candela, non posso. E quindi così, non mi ero mai interessata, però avevo visto appunto questo video di Paola in cui faceva vedere che c'erano anche queste tarte. Che sono queste qui piccoline, sono praticamente delle, non sono proprio delle candele, sono delle cere, diciamo, che però si bruciano, non hanno lo stoppino e si bruciano nel bruciaessenze, quindi dove mettete tipo gli oli essenziali. L'idea mi è piaciuta tantissimo anche perché una tarte costa 1,80 euro, vi dura per più o meno 8 ore, però in realtà, facendo come fa Paola, cioè cosa succede? Che tipo ad esempio, vi faccio vedere questa che ho già, no? Si spezzano queste qua, si mettono nel bruciaessenze spezzate a pezzettini, quindi in realtà voi riuscite ad avere, diciamo, più di 8 ore perché praticamente il pezzettino di candela si consuma, no? Poi ve lo, se volete lo cambiate, insomma, è un'idea ottima secondo me, come consigliava di fare lei. Quindi, dove voglio arrivare? Che adesso vi faccio vedere, vi poppate esattamente tutte le tarte che ho comprato io. Allora, partiamo da questa, che è la prima già iniziata, che è la True Rose. E ha un odore di rosa un po' diverso da quelli, diciamo, soliti, artificiali che sentiamo magari nelle saponette o nei bagnoschiumi. Però, nonostante ciò, sì, è buono, ma dopo un po' mi stanca, insomma, non è proprio il mio odore preferito, ecco. Infatti, vi volevo dire, se c'è qualcuna che magari ha delle tarte iniziate in casa, se siete disponibili, io magari questa la scambio, ecco. Poi, un'altra che qui non ho perché ce l'ho in ufficio, è sempre iniziata e sono disposta a scambiare. È la tarte al vanilla lemon. In realtà io quella l'ho presa perché diciamo sembrava che appunto avesse questo odore di vaniglia, però un po' più frizzante, no? Perché è mediato dal limone. Però quando lo vado ad accendere, sembra di avere vicino lo svelto. Avete presente? Sa un po' di detersivo per piatti, quindi insomma. Ecco, adesso poi che ci ho fatto questa presentazione, magari non la varrà a scambiare nessuno, però non mi fa impazzire, insomma. Poi, che cosa c'è? Allora, c'è questa alla fragola, che non ho ancora iniziato, e ha un odorino proprio dolce dolce di fragola. Questa me l'ha presa mia sorella, perché ne ho fatta scegliere una a lei. Un'idea carina, sa tipo più che di fragola in sé. Sa di tipo, presente quando fate le fragole con lo zucchero che rimane quello sciroppino? Ecco, ha quell'odore di quello sciroppino lì, bello rosso. Poi non l'ho ancora provata, diciamo, nel bruciatore. Poi che cosa c'è? C'è questa che è Chamomile Tea, che praticamente è questo odore di camomilla, però. È come se avesse qualcosa di toffee dentro, non so come spiegarvi, un piccolo retrogusto più dolce.
C'era una tisana della Twinings, mi sembra, che era camomilla, miele e vaniglia e aveva un odore del genere e è buona, mi piace molto. Poi ho preso, questo poi è uscito proprio poi, vabbè, ho preso invece quest'altra che è Lilac Blossom, che praticamente è, diciamo, l'ho presa perché aveva l'odore della serenella che ha mia madre nel giardino e mi è piaciuta, l'ho presa. Poi, questo proprio per essere coerente, no, col fatto che vi ho detto che non mi piace la rosa, che cosa sono andata a prendere? Un'altra tarta alla rosa, che è Fresh Cut Roses. Tra l'altro guardate che bella la foto che c'è sopra. E questa l'ho presa perché c'è un motivo. Perché, cioè, io ci ho messo il naso vicino. Cioè, mi è scattata proprio nel cervello, è stata proprio il mio morso di Madeleine prustiana. Mi sono esattamente ricordata quando ero piccola e nel giardino, andavo nel giardino di mia zia che aveva queste rose e ci buttavo il naso in mezzo e le annusavo. Ecco, questa tarte odora esattamente, fa esattamente quell'odore che facevano quelle rose, quindi è buonissima. Questa non vedo l'ora di bruciarla. E poi, cioè, detta così, non vedo l'ora di bruciarla, sembra la sopporti, però vabbè. E poi c'è questa che è la mia preferita in assoluto, Wedding Day. Vedete, ne ho usata poca perché me la sto stracentellinando perché mi piace veramente troppo. E ha un odore di, come posso dirvi, di una cosa piacevole, elegante. È proprio di pulito, ha proprio un odore buono 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 e io tipo no, stavo leggendo se c'era scritto che, no, ma non c'è scritto che fiori ci sono dentro, c'è scritto Natural Floral Extract ma non c'è scritto che tipi di fiore, quindi non è, non posso essere utile. Però per dirvi, tipo, io la uso quando, che ne so, la metto in camera prima di andare a letto, capito un po', questo è proprio un odore di buono. E basta, io qui ho finito e vi dico che ci vediamo al prossimo video, non so quando sarà, soprattutto perché adesso col fatto che ho il cellulare rotto no, non so esattamente quando riuscirò a fare i video perché devo sempre tirare fuori il computer e fare queste robe qua, però basta insomma. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!